Lo sai che il protagonista immediato da presentare sei tu, perché sei, lo chiamiamo, no, l'ultimo tassello è bruttissimo, però completi un disegno service plan importante. E intanto le prime impressioni. Prime impressioni sono ottime, devo dire che ringrazio Giovanni, Oliver e tutto il team per il benvenuto che mi hanno dato e devo dire che è un ottimo segnale che le persone comunque sono sempre al centro del lavoro dell'agenzia. Oliver, poi parliamo perché è anche interessante come sia sempre importante poi nella coppia, no? Cioè, se vogliamo, mente e creatività devono viaggiare insieme, account, mercato, quindi creatività. Però prima Giovanni, una parola a te. Sei soddisfatto? Era il disegno che ti prefiguravi? Assolutamente, e anzi, magari approfitterei per fare un po' il mio ruolo, per ridisegnare quello che stiamo dicendo, no? Perché sennò si fa fatica a seguire le evoluzioni, visto che sono state tante. Service Plan è una piattaforma che noi raccontiamo come casa della comunicazione, dove l'obiettivo è quello di avere varie competenze verticali, quindi vere, autonome, ognuna per sé, che però giorno dopo giorno, abitando la stessa casa della comunicazione, interagiscono e soprattutto imparano ad interagire. Tu hai detto Alessandro è l'ultimo tassello, sicuramente non è l'ultimo, ma è un tassello importante perché noi diciamo, negli ultimi 20 mesi abbiamo visto arrivare Oliver che ha preso la guida della creatività. Dopodiché è arrivato Michele Lorenzi che si occupa della parte digital, quindi stiamo parlando di 40-50 persone che sono specializzate nel digitale. Poi è arrivato, parliamo di settembre, Vittorio Bucci che ha preso la guida della parte media. Di nuovo stiamo parlando grosso modo di 30-35 persone. E adesso Alessandro prende la guida insieme a Oliver dell'agenzia creativa, quindi Service Plan, Plannet e Media Plus. Il tutto, prima di passare poi ai contenuti, anche insomma un altro complimento, siete entrati in un ranking importante, cosa siete? Tra le prime 25, ma non indipendenti, totali, agenzie, Esatto. gruppi diciamo, più che agenzie. Esatto, Advertising Age ha pubblicato il ranking delle agenzie più grandi a livello mondiale e Service Plan è entrata di diritto nelle prime 25. Credo che il modello che noi portiamo avanti, che è quello di avere le persone chiave che sono associate realmente, cioè hanno quote vere delle società che rappresentano, quindi sono soci, sono partner effettivi, questo è un modello che paga e che Florian Haller ha inaugurato 15 anni fa, 20 anni fa probabilmente, e che ha portato il gruppo a passare da essere un'agenzia tedesca di buone dimensioni, 300-400 persone, alle 4.000 persone che ci sono oggi in giro per il mondo. Oliver, perché sei contento e cosa cambia? Insomma, non fare tutto tu come si vede succede oggi nel mercato, ma avere un CEO. Sono molto contento perché era il missing link e abbiamo guardato molto bene. Davvero, questo per me era molto importante, avere una persona che è così con me, che lavoriamo insieme, costruiamo insieme qualcosa. Allora io sono felicissimo, felicissimo. E ovviamente tu hai un passato insomma poliedrico sia in agenzie indipendenti che in network. Cosa ti ha convinto? Cioè cosa ti piace di Service Plan? Penso che l'unicità di Service Plan sia, come accennava prima Giovanni, sia nel modello di business che ha. Fondamentalmente è un network che è impostato e diretto da partner. Essere partner vuol dire avere un'influenza importante sui processi che gestiscono l'agenzia, quindi vuol dire più flessibilità, più capacità di reazione, decisioni veloci e quindi vuol dire rispondere anche alle esigenze dei clienti e del mercato in maniera perfetta. Oggi penso è un momento, stiamo vivendo come a livello di industria, un momento abbastanza delicato, no? Le agenzie si devono un po' reinventare, devono trovare una nuova modalità di fare business. Ultimamente abbiamo visto Publicis ha lanciato la nuova piattaforma, Ogilvy sta portando avanti un processo di refoundation, quindi stanno succedendo un po' di cose. Penso che Service Plan abbia iniziato questo processo,
di revisione, di nuovo approccio al business, a come fare comunicazione nel nostro mercato, diverso tempo fa. Sta portando avanti un processo importante di integrazione, innovazione, profonda innovazione, quindi questo il modello che sta portando avanti è il modello quello che poi mi è piaciuto, e la sfida un po' è quello di portare avanti questo processo, consolidarlo, svilupparlo sempre di più e cercare di fare il meglio. L'ultima domanda va un po' nella direzione della human intelligence, insomma riportiamo tutto oltre alle competenze che sono in dubbio, no? Quanto è importante che tra una coppia come voi ci sia veramente del feeling anche personale per avere i risultati migliori? È molto importante, perché è anche una questione di fiducia. Forse se uno porta un pensiero dentro che l'altro deve ancora sposare, nel momento dove si sente bene con questa persona, si fida di questa persona, lo accetterà al 100% più e più veloce di se è una coppia troppo professionale, dove ognuno sta un po' attento di mantenere il suo campetto. Quindi ci aspettiamo grandi cose, anche una bella difesa della creatività di Oliver, perché tu lo sai che con Umark, insomma, stiamo portando, insomma, avanti questa, siamo i paladini della creatività, e siccome ce n'è, no? Ed è importante vederla, so che tu lo farai. Ma guarda, assolutamente, penso che Oliver non ha bisogno di difese, ma magari di propulsione e di avere forse un coach che lo aiuta ancora di più a spingere. Ma Oliver ha veramente un potenziale creativo pazzesco, è un vulcano, e il fatto, e lo sto scoprendo giorno dopo giorno essendo in ufficio insieme, anche perché è stata questa proprio una decisione importante, il fatto di condividere l'ufficio, essere insieme, portare avanti le decisioni insieme, quindi anche questo, rispetto a quello che gli chiedevi prima, è un elemento determinante proprio. Non c'è più la divisione direttore creativo, general manager o amministratore delegato, si lavora insieme, siamo partner, di nuovo, quindi ritorna il modello di business dell'agenzia, siamo partner insieme, focalizzati sull'obiettivo, sul cliente, sul dare il miglior prodotto possibile. Oliver, avevo usato la parola difendere, ma sì, ovviamente non nei tuoi confronti, nei confronti che, cioè, spesso si sente dire il mercato ha un po' paura ad osare. Ma di tutti questi temi, tu sai che ti verrò a trovare perché ne parleremo ampiamente, ma dacci la tua visione velocissima in conclusione. Sì, questo del difendere, e anche questo, diciamo, che c'è una certa frustrazione e che certi creativi vedono, pensano che è inevitabile, che devono difendere il loro prodotto. Questo è come pensiero, non mi piace assolutamente. Abbiamo con Serviceplan, con la casa della comunicazione, e ora in particolare anche con Alessandro, super alleati a fare una creatività così forte e anche così giusta, allora, che è la miglior cosa che possiamo dare alla nostra creatività, questa paura davvero di convincere, e io vedo che abbiamo tutto quello che ci serve per questo. Giovanni, una chiusura proprio... Una chiusura facile, perché io ho ascoltato con grande godimento questo scambio di battute fra Oliver e Alessandro, e sono sicuro che stiamo andando nella direzione giusta.